In teoria avrei dovuto fare questa sera la cena su una barca a fianco alla pesca con i cormorani, che è una cosa molto particolare qui fare questa cena. Però purtroppo ieri e l'altro ieri è venuto uno dei tifoni più forti degli ultimi 25 anni qui in Giappone e quindi non si può andare a cena sulla barca perché il fiume è in piena. Quindi vedrò la pesca con i cormorani da un po' lontano, accontentatevi del video che comunque sarà interessante. Chiaramente quando voi venite qui a Gifu, prenotate prima la cena vicino alla barca dei cormorani. È notte e qui alle mie spalle c'è il fiume dove ci sono i pesci che si faranno catturare dai cormorani. Ma cos'è la pesca col cormorano? Praticamente è un tipo di pesca molto antico, pensate che qui la praticano da oltre 1300 anni. I pescatori utilizzano degli uccelli, i cormorani appunto, a cui legano intorno al collo una corda. Poi lanciano questi uccelli all'interno del fiume, con del fuoco attirano i pesci e i cormorani si tuffano praticamente fino a 6 metri di profondità, catturano un sacco di pesci, i più piccolini li mangiano e altri invece rimangono praticamente nella gola dell'uccello. Poi quando l'uccello viene recuperato dal pescatore, l'uccello sputa i pesci e quindi il pescatore ha pescato i pesci. Questa è la pesca col cormorano. Qualcuno dice che è una crudeltà verso gli animali. Chiaramente io non sono nessuno per decidere se sia giusto o sbagliato. Vi posso dire alcune cose. La prima è che i cormorani, questi uccelli che vengono utilizzati da questi pescatori, vivono in media di più rispetto ai cormorani che vivono in natura, perché li trattano molto molto bene. Inoltre il collo del cormorano che viene stretto con queste corde è un collo molto molto soffice, diciamo così, e riesce a espandersi anche tantissimo, quindi non ha effettivamente un dolore l'uccello in quel momento. La cosa bella secondo me è che in genere il turismo, sapete com'è, distrugge i posti e li cambia anche in peggio. Invece qui, proprio grazie al turismo, questa pesca millenaria è stata mantenuta, perché chiaramente ai giorni d'oggi nessuno va a pescare realmente con i cormorani come si faceva 1300 anni fa. Adesso ci sono dei sistemi molto più moderni e profittevoli, ma grazie al turismo questo tipo di pesca è ancora vivo e tutti i pescatori che fanno questa attività hanno questa attività tramandata da padre in figlio da generazioni e sono riconosciuti anche dall'ufficio dell'imperiale. Sta per iniziare, non vedo l'ora. Quello era il segnale dell'inizio della pesca con i cormorani. State assistendo a uno dei video più brutti della storia di YouTube. Ho dovuto tenere i tempi bassi perché in pratica dovevo andare sulla barca e niente, un casino. Dai, godetevelo. Quello che si riesce, poi il resto, ciao! Vediamo quello che si riesce a fare.